a parlare un po' con Giuseppe Fornaro, che oggi rappresenta gli amici della bicicletta. E appunto, come dicevo, il pubblico si è scatenato su più fronti, appunto, chi è a difesa dei ciclisti, chi non, ma in generale, secondo te, Giuseppe, Ferrara, che è la città delle biciclette, ha un numero di piste ciclabili adeguate al tipo di utilizzo che se ne fa, o si potrebbe fare di meglio? Allora, Ferrara è la città delle biciclette, la definizione è giusta, ma probabilmente non è la città per le biciclette, nel senso che le infrastrutture, con il volume di traffico di biciclette che c'è, le infrastrutture sono assolutamente inadeguate. Poi noi non siamo l'associazione delle piste ciclabili, non è che si devono fare le piste ciclabili ovunque. Il nostro obiettivo è quello di togliere, ripeto, le auto dalla strada per rendere le città vivibili per gli utenti più deboli, che sono i ciclisti, che sono i pedoni. Questo è il nostro obiettivo. Poi le ciclabili sono fondamentali sulle arterie di alto scorrimento, per esempio prendi una via Volano, una via Comacchio, dove c'è un volume di traffico veloce, lì le piste ciclabili sono essenziali, perché bisogna mettere in sicurezza chi decide, chi sceglie di spostarsi in bicicletta. Ma in città noi non siamo assolutamente per le piste ciclabili per forza e ovunque. Del resto c'è da dire che quando si fanno queste opere, molto spesso poi queste opere finiscono nel nulla, piste ciclabili che a un certo punto si interrompono e che finiscono o contro un muro, oppure che finiscono nel flusso del traffico principale, per cui il ciclista a un certo punto si trova costretto ad immettersi nello scorrimento delle auto. Lì, in quel punto lì, si crea più pericolo che se non ci fosse stata la pista ciclabile, perché tu all'improvviso sei costretto ad immetterti nel flusso e cosa fai? Lì è il classico punto di conflitto in cui è ad alto rischio l'impatto con un veicolo a motore, ma non per colpa dei ciclisti o degli automobilisti, perché lo voglio ricordare, le componenti della sicurezza stradale sono tre: sono gli automobilisti, sono i veicoli e sono le strade. Quando si verifica un incidente stradale non è mai responsabilità solo di uno di questi tre elementi, ci sono almeno un concorso di cause. Ricordo la signora Barbieri, che è morta 3 settimane fa a San Martino. Quello, noi siamo andati a fare un sopralluogo alla stessa ora, il giorno dopo, circa la stessa ora in cui è avvenuto il fatto, intorno alle 18:15, così. Quello è un incrocio buio, c'è il limite di velocità di 50 km all'ora che nessuno rispetta, l'attraversamento non è illuminato, l'incrocio non è illuminato, l'attraversamento pedonale finisce in un fossato. Ora, ditemi voi, chi attraversa lì non ha lo spazio per mettersi in sicurezza, ma è costretto a stare sul ciglio della strada. Non c'erano segni di frenata, per cui ci sono anche delle responsabilità dei proprietari e dei gestori delle strade. Noi il giorno dopo siamo usciti con un comunicato stampa, abbiamo sollecitato la magistratura ad aprire un fascicolo per accertare le responsabilità del proprietario della strada, che è l'ANAS. Ma vorremmo che la stessa cosa si facesse quando succedono incidenti sulle strade comunali. In via Pomposa, 3 anni fa, è stato investito un signore anziano in bicicletta ed è morto. C'è ancora la ghost bike che noi abbiamo messo, ma ricordo di quell'evento. Abbiamo chiesto anche recentemente all'amministrazione comunale di mettere in sicurezza quell'attraversamento, perché lì siamo nelle adiacenze di un plesso scolastico importante. E ancora sono passati 3 anni e non è stato fatto nulla. Abbiamo chiesto un'isola salvagente per fare l'attraversamento in 2 tempi. Abbiamo chiesto che sia installato un semaforo intelligente che dà il rosso al superamento dei limiti di velocità. Credete che sia stato fatto qualcosa? Allora, noi non possiamo continuare a contare i morti. Non è sempre soltanto colpa dei conducenti. Certo, c'è la distrazione, c'è la velocità e questo attiene ai conducenti. Ma ci sono anche strutture che sono inadeguate, o che invogliano alla velocità, oppure che sono scarsamente illuminate. Insomma, ci sono dei problemi strutturali. Allora, se non si affrontano i problemi strutturali, noi continueremo purtroppo a contare i morti sulle strade. Voglio dire, scegliere di andare in bicicletta, non capisco perché debba essere penalizzante. Cioè, voglio dire, c'è la libertà di scelta, ognuno deve scegliere i mezzi che ritiene più idonei a se stesso, che ritiene più giusti per scelte di vita e quant'altro. Dopodiché bisogna creare le condizioni per la convivenza di tutti i mezzi. È evidente che le automobili così tante non sono più compatibili con la vita delle città. Chi ha la mia età si ricorderà che un tempo si poteva giocare per strada a pallone. Adesso non si può più, i ragazzini sono costretti a stare chiusi in casa, a stare davanti ai computer, non hanno più vita di relazione, non vanno a scuola da soli, in bicicletta, sono accompagnati, si accompagna i figli in macchina perché siano più sicuri, nello stesso tempo si creano condizioni di insicurezza perché si usa l'auto.
Quindi è un cane che si morde la coda, è un modello di società che si sta mordendo la coda da solo. Per cui bisogna che noi ritorniamo a recuperare anche una socialità, l'uso della bicicletta è anche questo, il fatto di recuperare dei tempi lenti, il fatto di incrociare uno sguardo, di incrociare un amico, di incrociare una persona, di stringersi una mano, cosa che non puoi fare se circoli in auto, insomma. In auto tu sei chiuso nel tuo abitacolo dove tutto si fa ormai tranne che guidare, perché tra iPhone, computer, giornali, radio, CD, cioè, insomma, l'auto è diventata, il guidare è diventato un optional di tutte queste altre cose. Beh, qui davvero ci sarebbero tante cose, ecco, da valutare, insomma, su come è cambiata la vita di oggi, su come si possono criticare anche certi atteggiamenti, certe modalità e certi stili di vita. Ecco, io mi soffermavo prima appunto sulle piste ciclabili, perché fondamentalmente se c'è una pista ciclabile la gente è maggiormente incentivata a utilizzare, certo, la bicicletta. Mentre quello che tu dicevi, appunto, la messa in sicurezza è sempre un qualcosa che ci allerta tutti, e allerta soprattutto quando abbiamo dei piccoli, dei giovani, dei bambini, dei ragazzini. Io vedo che in alcune zone della città, dove appunto ci sono delle belle piste ciclabili, l'utilizzo è probabilmente incentivato. Certo. Ribadisco, noi ci troviamo in una zona dove se uno deve attraversare via Wagner c'è quasi da aver paura, ecco, per cui sicuramente alcune zone di Ferrara sono degnamente attrezzate. Tra l'altro ne approfitto per aggiungere un particolare. Io anni fa, facendo un viaggio nel nord Europa, vidi la situazione per esempio in Olanda. In Olanda, adesso non voglio prendere l'Olanda come esempio in assoluto, però in Olanda effettivamente tutte le strade nelle principali città, quindi parliamo di Amsterdam, di Eindhoven, eccetera, eccetera, hanno la strada principale, hanno la pista ciclabile e hanno la pista pedonale. Sappiamo che da noi c'è da qualche parte, fermo restando che spesso poi i pedoni si confondono con la pista ciclabile, ma questo sarebbe un problema minore. Ecco, il problema è il fatto che se a Ferrara qualcosa c'è, forse il discorso che tu fai, rapportato in altre zone d'Italia, sarebbe veramente impraticabile. Certo. Noi ci auguriamo che col tempo si possa migliorare, ci sia un'educazione civica migliore, ecco, da questo punto di vista. Però, ecco, prima Roberta ci diceva privatamente, io abito ad Aosta, Aosta sembra una città in cui questo è problematico, perché comunque è in montagna, comunque in collina. È impossibile. Ma io penso anche solo a una Milano, a una Roma, a Torino, anche Bologna stessa, dove effettivamente l'utilizzo della bicicletta in tante zone è difficile per questo motivo. Certo. Quindi infatti, bella la vostra azione, il problema è mettere in pratica questo, fermo restando che poi mancano anche i fondi in questo periodo storico, perché c'è infatti pure la crisi, e questo va a creare proprio un polverone ancora più grande. Il problema è il fatto, con la crisi, io lo verifico quotidianamente, mi sono accorto, non so se è solo una sensazione, ma probabilmente è così, che con la crisi sono aumentati i ciclisti. Perché il prezzo della benzina aumenta, le persone si sentono stringere, come si suol dire, i panni addosso per via della crisi, la bicicletta è un mezzo economico e quindi si spostano giustamente in bicicletta, quindi il volume della massa di ciclisti in città è aumentato, c'è poco da fare. Però una cosa che ci ha scritto un nostro ascoltatore, a proposito della libera scelta del mezzo di trasporto, INAIL non riconosce gli incidenti in bicicletta da e verso il posto di lavoro, è vera questa cosa? Purtroppo è vera, nel senso che l'uso del mezzo privato in generale deve essere, dice il regolamento, necessitato, cioè devi per forza usare il mezzo pubblico, altrimenti devi dimostrare di essere necessitato nell'uso del mezzo privato, tra cui anche la bicicletta. Però la FIAB a livello nazionale, che è la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, a cui noi aderiamo come associazione, sta facendo una campagna per la modifica di questa normativa e recentemente hanno aderito a questo appello anche molti comuni affinché si crei una pressione sull'INAIL per modificare la norma. Purtroppo ancora dal comune di Ferrara non è arrivata l'adesione, quindi noi speriamo che anche il comune di Ferrara aderisca a questo movimento per chiedere all'INAIL di modificare la norma. Ce l'auguriamo anche noi. Tra l'altro, in parallelo, ne approfitto, visto appunto che ti hai dato la parola, per evidenziare anche, prima parlavamo della viabilità a Ferrara dove ci sono problemi, ecco, c'erano persone che si lamentavano di via Bologna, non tanto perché non ci sia una pista ciclabile, ma perché questa pista ciclabile è continuamente intersecata con strade, quindi c'è sempre il problema di incrociare auto. E però da qui erano emersi due punti di vista diversi, perché tu, Marco, prima fuori onda ci dicevi anche per un autista è un problema via Bologna oggi. Via Bologna è un problema, punto, cioè, sì. Questo è un problema per gli automobilisti, lo è per i ciclisti, lo è soprattutto quando ciclisti e automobilisti, insomma, in qualche modo si devono confrontare, perché effettivamente
Via Bologna è intersecata da diverse strade, quindi quando tu devi uscire o devi metterti è davvero assolutamente problematico. Insomma, certo. Alla fine della corsa ci vuole grande attenzione da parte sia degli automobilisti che dei ciclisti, soprattutto qua. Io ricordo che una volta lessi un messaggio di qualcuno che disse: quando sei in bicicletta guardi in cagnesco le macchine, quando sei in macchina guardi in cagnesco le biciclette. Sì, ma un po' è vero. Quindi c'è quasi questa sfida eterna dove ognuno giustamente rivendica di aver ragione, però insomma diciamo che un po' più di tolleranza, un po' più di rispetto reciproco ci vorrebbe. Bisogna partire sempre dal concetto che il ciclista o il pedone comunque è un utente debole della strada, che chi è in macchina, male che vada, non si fa male nell'impatto con un ciclista. Chi ne ha la peggio è sempre il ciclista. In un impatto a 50, anche soltanto a 50 km all'ora, nell'80% dei casi l'esito è mortale per il ciclista. Limite di velocità 30 km all'ora davanti a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, che non significa soltanto mettere il cartello limite 30, ma significa costringere fisicamente con delle strutture le auto a rallentare, che significa restringimento di carreggiata, attraversamenti pedonali sopraelevati o attraversamenti a due tempi, chicane come via Fabbri per esempio, che costringono fisicamente le auto a rallentare. Questo noi vorremmo che da qui alla fine della legislatura questa amministrazione comunale ci proponga un piano di interventi. Ci accontenteremo anche soltanto della realizzazione di una, due di queste zone 30 davanti una, due di queste scuole del territorio comunale, sarebbe già un segnale. Non ci sono le risorse probabilmente, però bisognerà in qualche modo trovarle, perché la sicurezza è fondamentale. Prima fuori onda parlavamo della questione dei sensi unici e dei ciclisti controsenso. Giusto, ottimo, perché stavo dimenticando questo particolare. Io vorrei che su questa cosa qui ne ragionassimo in modo razionale. Proviamo a pensare, perché si istituisce un senso unico in una strada? Perché la strada fisicamente è stretta e non consente l'incrocio di due auto che procedono in senso opposto. Quindi si istituisce il senso unico per quello. Ma la strada è sufficientemente larga per consentire a un'auto di andare in un senso e alla bicicletta di andare nel senso opposto. Allora, qual è il problema? Che bisogna semplicemente trovare una regolamentazione. Ci sono dei cartelli stradali previsti dal nostro codice che preavvisano l'automobilista o l'utente della strada che imbocca una strada a senso unico che quella è una strada a doppio senso per i ciclisti. Si mette un triangolo rosso in campo bianco con la doppia freccia bidirezionale e sotto il pittogramma della bicicletta, che vuol dire, attenzione, senso unico, però doppio senso per le biciclette. Basta stabilire una regola e il problema è risolto. Perché tu devi costringere me, ciclista, a fare il giro ampio, ad evitare i controsensi e a comportarmi come un automobilista? Il ciclista si comporta come un pedone, siccome spende della propria energia muscolare, cercherà sempre la strada più breve, e tra le strade più brevi c'è anche quello di andare controsenso. Basta un semplice cartello che preavvisi che quella strada a senso unico è consentita a doppio senso per le biciclette. Però sappiamo che Ferrara ultimamente ha agito nell'altro modo, cioè sanzionando invece coloro che hanno controsenso. Ferrara, lo dicevo prima, è la città delle biciclette soltanto perché ha un alto volume di biciclette, ma non è una città per le biciclette. Io lancio provocatoriamente questo appello al sindaco di togliere i cartelli d'ingresso dalla città, di togliere il cartello Ferrara città delle biciclette, perché se si vogliono punire nella città delle biciclette i ciclisti vuol dire che non si è capito lo spirito di questa città. E mi dispiace dirlo, perché insomma, voglio dire, la città delle biciclette che va a sanzionare dei ciclisti, basta, ripeto, una semplice regolamentazione che tutti sappiano come ci si deve muovere. Basta un cartello, l'ho visto 2 settimane fa a Padova, in una strada del centro storico, senso unico, triangolo rosso in campo bianco, doppia freccia e sotto il simbolino della bicicletta, che vuol dire che lì in quella strada a senso unico le bici possono andare a doppio senso. A Ferrara ci sono dei sensi unici consentiti controsenso per i ciclisti, ma la segnaletica è sbagliata, perché tu vedi che ti è consentito a te ciclista andare controsenso soltanto se la prendi dal lato opposto, ma se tu automobilista imbocchi la strada nel senso giusto, nel senso unico, non sai che quella strada è a doppio senso per i ciclisti, e giustamente poi lì succede il conflitto, succede che l'automobilista si arrabbia perché incrocia un automobilista, ma perché non gli è stato indicato fin dall'inizio? Allora, un cartello quanto costa? 50 euro? 20 euro? È previsto dal codice della strada, è regolamentato, mettiamoli.
Oggi penso che al sindaco fischieranno le orecchie con tutte le proposte che arrivano da Giuseppe Fornaro, però insomma giustamente ecco, qui si parla dal punto di vista degli amici della bicicletta e oggi insomma questa è un po' l'opinione che abbiamo lanciato, poi se è chiaro il pubblico sta interagendo, può continuare a scriverci pro e contro ecco, secondo quello che state segnalando.